In studio diamo subito il via al nostro telegiornale, mancano solo 3 giorni alla Santa Pasqua e così noi vogliamo fare un tuffo in una delle più antiche tradizioni pasquali. Vi facciamo vedere adesso come si prepara la scarcella, un dolce tipico del periodo post-quaresima, amato da adulti e bambini. Giovanni Di Benedetto ha visitato uno storico panificio di Trani, vediamo. Diciamolo subito, è solo una questione di pazienza e di passione. Al massimo potete metterci un po' di fantasia in più per trovare la decorazione giusta. Perché realizzare una scarcella non è poi così difficile. Gli ingredienti sono quelli di sempre. La mano deve essere quella giusta, è vero, ma per una casalinga come tante, l'impresa è tutt'altro che proibitiva. A proposito, le scarcelle sono dolci tipici pasquali, fanno parte da sempre di quella tradizione gastronomica legata alle feste. In pratica è una ciambella di pasta frolla, vestita e decorata, bella da vedere, ancora di più da assaggiare. Siamo stati in uno storico panificio di Trani per vedere da vicino come si prepara il dolce di Pasqua, chiamato anche squarcella. Partiamo dagli ingredienti, se volete potete prendere nota. 1 chilo di farina, il lievito, le uova non devono essere più di 4, 400 g di zucchero, 150 g, al massimo 200 di olio, rigorosamente extravergine di oliva, e infine burro e ammoniaca. La variante è la buccia grattugiata di limone, qualcuno ne fa anche a meno però. Ma passiamo al procedimento. Innanzitutto mischiare il lievito con la farina e posare l'impasto sulla tavola, poi mettere lo zucchero. Aggiungere al centro del preparato l'uovo e l'olio, impastare tutto e cominciare a dare forma. La fase successiva è quella dell'infornata. Che forme si possono dare? Di tutto, quasi la stella, la colombina, i cuoricini, la pecorella, cose qualsiasi tipo di... Secondo i nonni, i genitori devono regalare ai bambini cose, che è un dolce che se lo mangiano tutti. Ecco. Quante ne vendete di scarcelle in questo periodo? Ma in questo periodo un 120, 130 così, secondo l'ordinazione che ci abbiamo dai nonni, dalle famiglie, dalle mamme, dai papà. La cottura a 180 gradi per un'oretta circa, fino a che la pasta non viene dorata, dopodiché si può sfornare e raffreddare. Il prodotto finito è davanti ai vostri occhi, la scarcella di Pasqua è pronta. La tradizione vuole che sia un regalo beneaugurante tra fidanzati. I più golosi sono i bambini. La scarcella di Pasqua è anche il dolce dell'amore. Per me comunque la Pasqua è un segno di famiglia, che ci sono tutti uniti, quindi possiamo mettere anche il cuore, che comunque è un segno d'amore.